Capaci 23 maggio come Via D'Amelio 19 luglio. Sono passati 30 anni. Storici e magistrati hanno letto i fatti della strategia della tensione degli anni 70 e 80, distinguendoli dalle stragi di mafia dei primi anni 90. Oggi scopriamo invece che gli uomini delle versioni di destra, dei depistaggi degli apparati deviati dello Stato, della massoneria piduista, potrebbero non essere estranei ai morti di 30 anni fa. E dei mandanti cominciamo a scorgere l'identikit, ben oltre Totorina. Falcone, dopo la Daura, parla di menti raffinatissime che avevano organizzato quell'attentato. In realtà noi conosciamo e rappresentiamo solo quella frase, ma la frase è più lunga. È esattamente così, perché dice: ho la sensazione, vado quasi a memoria, che per comprendere le ragioni che hanno portato qualcuno a decidere e a pensare di eliminarmi, bisognerà pensare all'esistenza di, e questo è testuale, centri occulti di potere in grado di orientare certe azioni della mafia. Io le dico sinceramente che bisogna anche abbandonare un'ipocrisia di fondo che spesso e volentieri ruota attorno al concetto di zona grigia, che è un concetto che non mi convince. Io sono assolutamente convinto che quello che il grigio in questo caso è una sfumatura del nero, e il nero è mafia. Emergono sempre di più momenti di connessione tra delitti eccellenti e strage imputata alla mafia nel 1992-93 e stragi che sono imputati all'estremismo di destra in collaborazione con esponenti della P2 e dei servizi segreti al nord. Ed è per questo che la Corte Assise di Bologna cita Falcone, il quale Falcone, in un'audizione nel 1988 alla Commissione parlamentare antimafia, dice: forse dovremmo rileggere tutta la storia italiana. Dopo la morte di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ci si è guardati bene dal rileggere la storia italiana, la storia delle stragi. Giovanni Falcone aveva rilasciato in alcune audizioni della Commissione antimafia dell'88 e del 90 alcune dichiarazioni a lungo segretate, in base alle quali proponeva appunto di rileggere la storia degli omicidi eccellenti e delle stragi in Sicilia. Lui era rimasto folgorato dalla morte, dall'uccisione di Piersanti Mattarella, fratello del presidente, un politico che aveva cercato di rivoluzionare la politica regionale siciliana, aveva abbracciato la linea di Aldo Moro, quella del compromesso storico, in contrapposizione con le correnti della DC di Salvo Lima, Andreotti e Forlani. Falcone, Mattarella sarebbe diventato da là a poco probabilmente vice segretario nazionale, perché c'era il congresso, e forse per questo andava eliminato immediatamente. Ecco, Falcone non credeva che fosse opera esclusivamente della mafia, e aveva raccolto testimonianze in base alle quali Licio Gelli sarebbe stato il mandante. Gli esecutori invece, membri dei nuclei armati rivoluzionari, Giusva, Fioravanti e Cavallini, cioè gli stessi che poi verranno coinvolti nella strage di Bologna. Ecco, una pista, quella investigativa di Falcone, che è rimasta però in sospeso, ma dai verbali dimenticati emerge che Falcone e Borsellino stavano realmente indagando e credevano ad un ruolo della massoneria deviata, della P2, di Gladio e della destra eversiva un ruolo nelle stragi, negli omicidi eccellenti avvenuti per opera della mafia in Sicilia. Ecco, ed è una realtà che sta emergendo con prepotenza dalle carte del processo di primo grado sui mandanti della strage di Bologna, dove si ipotizza anche che alcuni membri dei movimenti sciolti di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo si fossero poi uniti a quelli dei NAR per realizzare attentati e omicidi con il fine di destabilizzare il paese. Il nostro Paolo Mondani ha raccolto delle testimonianze che vi proponiamo in esclusiva, che confermerebbero che la pista della destra avversiva è perfettamente sovrapponibile a quella della mafia per quello che riguarda, se non altro, gli attentati e l'attentato a
capaci. Ha raccolto la testimonianza dell'ex brigadiere Giustini, che aveva a sua volta raccolto la confidenza di Alberto Lo Cicero, che era l'autista di un boss molto rispettato dell'organizzazione mafiosa. E Lo Cicero dice che Rina si sarebbe potuto catturare prima delle stragi. Lo Cicero racconta anche di un sopralluogo prima della strage di Capaci del leader di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie. Dopo la morte di Giovanni Falcone ci si è guardati bene dal rileggere la storia italiana. Eppure sotto montagne di carte sta riemergendo una vicenda straordinaria. Da vecchi archivi stanno emergendo verbali colpevolmente scomparsi per decenni, come quelli riguardanti un pentito pressoché sconosciuto, Alberto Lo Cicero. Autista e guardaspalle del boss mariano Tullio Troia, Lo Cicero, nel 1991, a pochi mesi dalla strage di Capaci, mette sulla strada giusta un brigadiere dei carabinieri, raccontandogli come catturare niente meno che Totò Riina. Ci disse che lui partecipava a degli incontri, perché lui faceva l'autista all'altro boss Troia, Mariano Tullio, e notava che quando c'erano queste riunioni nella proprietà del Troia, Totò Riina veniva accompagnato da Biondino Salvatore. Quando fa l'informativa nella quale fa sapere ai suoi superiori che Biondino era l'autista di Totò Riina? Prima delle stragi. Se avessero dato ascolto a questo Lo Cicero, certo, si sarebbe potuto arrestare Riina prima della strage di Capaci. Riina, non solo, pochi giorni prima della strage di Capaci, mi disse che aveva notato a Capaci, perché Lo Cicero abitava a Capaci, la presenza di personaggi di spicco, di Cosa Nostra, che secondo lui non avrebbero avuto motivo di essere lì se non perché doveva succedere un qualcosa di eclatante. I magistrati di Palermo non credono subito a Lo Cicero e Riina verrà catturato solo il 15 gennaio del 1993. Lo Cicero parla ai carabinieri da fine 91 e continua per qualche mese da infiltrato a fare l'autista di Mariano Tullio Troia, boss di San Lorenzo e componente della cupola di Cosa Nostra, che verrà catturato nel 1998. Lo Cicero racconta che Riina lo rispettava al punto da abbassare gli occhi quando lo incontrava. Ma chi era Mariano Tullio Troia? Ma il collaboratore onorato ha riferito che nel villino di Mariano Tullio Troia ci furono delle riunioni in cui si discusse l'attentato alla Dauro a Giovanni Falcone. E da altre risultanze risulta che Mariano Tullio Troia era uno dei personaggi più avvicini alla destra eversiva, tanto che veniva soprannominato Mussolini, il Mussolini. Poi Lo Cicero le parla di un personaggio che incontra in quei mesi e che conosce forse in quel periodo, che è Stefano Delle Chiaie. A noi di Stefano Delle Chiaie ce ne ha parlato prima la Romeo. Sì, che era la fidanzata di Lo Cicero. Esatto. E mi ha detto, ma è molto amico di mio fratello. Dico, sì, vabbè, dai, mo conosci Stefano Delle Chiaie. E lei mi ha detto, guarda, io ho anche delle foto. E mi fornì delle foto in bianco e nero che raffiguravano Stefano Delle Chiaie insieme al fratello della Romeo, Domenico Romeo, seduti a un tavolo come se parlassero a un pubblico, come fosse un convegno, un incontro. E Lo Cicero le parla di Delle Chiaie? So che è amico del fratello di Maria, ogni tanto l'ho visto qui a Capaci. Però Delle Chiaie veniva a Capaci. Lui l'aveva visto un paio di volte pure a Capaci. Stefano Delle Chiaie è stato il capo di Avanguardia Nazionale, coinvolto nel tentato golpe borghese, indagato e prosciolto nei processi sulle stragi di Piazza Fontana e della stazione di Bologna, esperto di guerra non ortodossa e guerriglia urbana. Vincenzo Vinciguerra, all'ergastolo per strage, è stato un fedelissimo amico di Delle Chiaie e ha parlato dei suoi rapporti con la P2 di Licio Gelli e con i servizi segreti. Stefano Delle Chiaie ha mai avuto relazioni con Cosa Nostra, con uomini di Cosa Nostra? A me è rimasto sempre un dubbio. Quando nell'estate, nel luglio del 79, eravamo in difficoltà io e Stefano. Era difficile anche trovare un posto dove fare latitanza, dove stare. A un certo punto lui mi dice,
al limite andiamo a Caltanissetta a trovare una persona. In tutti questi anni io ho cercato a Caltanissetta se c'era un camerata. Non ho trovato un solo nome. Comunque è chiaro che Stefano, come tutti quelli dell'estrema destra, perché non dobbiamo personalizzare, il rapporto con la criminalità organizzata è stato sempre costante. È stato costante con la mafia. Io ho parlato dei rapporti con Francoppola. Quelli li avevano chiaramente i rapporti con Francoppola. Io dico, l'estrema destra non è stata mai una forza di opposizione allo Stato. L'estrema destra è stata una forza di appoggio allo Stato. Ha fatto ciò che gli apparati ufficiali dello Stato non potevano fare. Lei ha scritto che Stefano Delle Chiaie aveva una massa di informazioni impressionante. Ma chi gliele dava queste informazioni? E per farne che cosa? Avanguardia Nazionale era un'organizzazione come Ordine Nuovo preposta alla raccolta di informazioni. Per questo infiltrava anche i propri uomini in altri partiti e in altre organizzazioni. È chiaro che queste informazioni affluivano all'apparato di riferimento. Quindi le passava i servizi, insomma, per intenderci. Ovvio. Molti collaboratori hanno riferito di stretti legami di Delle Chiaie con l''Ndrangheta. Anche l'ex compagna di Lo Cicero ci conferma i contatti con la mafia e parla di uno Stefano Delle Chiaie a Capaci prima della strage del 23 maggio. Alberto Lo Cicero racconta che Stefano Delle Chiaie lo accompagna da Mariano Tullio Troia, che era il boss di Palermo, sì. Sì, ma da Alberto l'ho saputo, certo. Sì, perché Alberto mi raccontava tutto. Alberto Lo Cicero accompagna Stefano Delle Chiaie a Capaci, nell'area che poi sarà di interesse per la strage. Gliel'ho detto prima, se non mi sbaglio, che Alberto ha fatto un sopralluogo con queste persone, dove c'era un tunnel a Capaci. Il tunnel dove hanno messo la bomba? Sì, perché poi io ne ho parlato con i carabinieri. Ho menzionato tutte queste persone. Mi spieghi cosa le ha detto Alberto rispetto al ruolo di Stefano Delle Chiaie nella preparazione di quell'attentato? E Alberto pensava che Stefano Delle Chiaie era l'aggancio fra mafia e lo Stato. Cioè, Alberto le disse che Stefano Delle Chiaie aveva il ruolo di... Di portavoce di quelli di Roma. Siamo a fine maggio del 1992, tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lo Cicero sta entrando nel programma di protezione e viene convocato da Paolo Borsellino, che riservatamente indaga sulla morte dell'amico Giovanni. Dove avviene quell'incontro? A Palazzo di Giustizia. Verso che ora? Verso le 19. Per quanto tempo sta con Borsellino? Me lo ricordo perfettamente, era verso mezzanotte è uscito. E lei l'aspettava in macchina? No, io aspettavo fuori la stanza, seduta in una poltrona. Cosa aveva voluto sapere Borsellino? Chi erano le persone che lui aveva visto a Capaci, con chi aveva parlato. Quindi Alberto Lo Cicero mi conferma, gli parlò di Stefano Delle Chiaie? Sì, parlò di Stefano Delle Chiaie. Ma questo lei lo disse Alberto Lo Cicero? Certo che me l'ha detto. Guarda, io a Borsellino gli ho detto di Stefano Delle Chiaie. Sì, a me mi ha detto Alberto, uscendo di là, strada facendo in macchina per arrivare, che io abitavo a Isola, mi ha detto che gli ha parlato della nuova organizzazione mafiosa, che contatti Roma, Palermo li teneva Stefano Delle Chiaie. Diciamo che Borsellino non era nuovo di queste cose, già forse qualcun altro gli aveva parlato. Alberto ha avuto l'impressione che Borsellino avesse tutto il quadro. Borsellino aveva il quadro e convocò il brigadiere dei carabinieri Walter Giustini dopo aver letto tutte le sue informative. La cosa importante è che Borsellino, quando parlate di Lo Cicero, lei Giustini con Borsellino, sì. Borsellino le dice qualcosa? Mi ricordo era verso l'ora di pranzo, era verso mezzogiorno, mi disse, senti, dice, tu stai attento, guardati le spalle perché hai messo le mani su dei personaggi particolari. Quindi, di solito cosa nostra, quando tu gli tiri fuori dei personaggi che loro tengono celati, reagiscono. E mi disse, tu sei giovane,
e ti devi guardare le spalle. Io devo morire, ma tu no, perché tu sei giovane e guardate le spalle. E io gli feci la battuta e dissi, dottore, e basta, questo devo morire. Mi disse, dai, casomai ci vediamo lunedì, se mi serve qualcosa ti chiamo. E invece purtroppo non ha fatto in tempo perché la domenica è saltato in aria. A un certo punto viene a sapere, lei Giustini, che contro di lei si era messo addirittura Bruno Contrada. Ho saputo che era andato dal mio comandante provinciale, comandante di gruppo all'epoca, a chiedere il mio allontanamento da Palermo perché secondo lui io stavo intralciando delle indagini dei servizi. Lei il 23 maggio 92, proprio il giorno della strage, infatti, stava facendo un servizio di osservazione lì a Capaci. A Troia Antonino, Senzale, facciamo dei servizi di osservazione dentro Capaci, perché non sapendo ancora che sarebbe successa la strage. Ma sempre sulla base delle cose di Telo Cicero. Da quell'indagine e poi dalle intercettazioni telefoniche. Si rende conto che stavate sulla pista giusta? Io lo so, stavamo sulla pista giusta. Ma non hanno fatto in tempo. Allora l'ex brigadiere Giustini ha raccolto la testimonianza del suo confidente Lo Cicero, autista di un boss, Mariano Tullio Troia, tenuto molto in considerazione anche da Riina, chiamato un Mussolini per le sue simpatie fasciste. Lo Cicero dice, dà delle indicazioni, dice l'autista di Totò Riina è Salvatore Biondino, un'informazione che sarebbe stata fondamentale per poter arrestare Riina prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio, perché i carabinieri sapevano tutto di Salvatore Biondino. Infatti è proprio Biondino che viene arrestato con il capo dei capi nel gennaio del 93 alla guida della sua auto. Tuttavia le informazioni di Lo Cicero rimasero lettera morta. Oggi le conferma la sua compagna Maria Romeo, la quale conferma che delle chiaie è sceso giù in Sicilia, ha incontrato Troia nella sua abitazione, quella dove si sarebbero anche svolte alcune riunioni propedeutiche alle stragi, anche a quel attentato poi mai realizzato, ma era un'intimidazione della Daura. E poi ha anche confermato che delle chiaie ha fatto un sopralluogo a Capaci prima della strage, e ha confermato anche che Lo Cicero, il suo compagno, avrebbe parlato di tutto questo a lungo con Borsellino. Ora, se queste testimonianze venissero confermate, insomma, delle chiaie si sarebbe comportato come già si era comportato nell'ottobre del 69, quando insieme a Concutelli e a Iunio Valerio Borghese, Concutelli leader di Ordine Nuovo, si erano recati tutte e tre sull'Aspromonte e hanno partecipato ad un summit della 'Ndrangheta. I tre avrebbero dovuto portare, secondo le testimonianze, soldi, armi e competenze per azioni eversive. Infatti da lì a poco si sarebbero consumati i moti di Reggio e anche organizzato il fallito golpe borghese. Oggi delle chiaie lo ritroviamo invece in Sicilia, secondo la testimonianza di Lo Cicero. Lo Cicero era considerato un collaboratore scomodo anche dall'organizzazione mafiosa. Cosa Nostra voleva ucciderlo e avrebbe anche impiegato un killer d'eccezione, Spatuzza, il killer dei fratelli Graviano. Ma non c'è solo la testimonianza di Lo Cicero, altri parlano dell'attivismo di delle chiaie in Sicilia, soprattutto negli anni 90, quando perseguiva un progetto, quello delle leghe, teso a balcanizzare il nostro paese, destabilizzarlo. E lungo questo cammino ha trovato anche dei compagni di viaggio, piduisti, commercialisti di stragisti e avvocati legati ai servizi segreti. Solo un anno dopo la morte di Falcone, Giuseppe Sensale e Antonino Troia finiranno in carcere per la strage. Perché le informative del brigadiere Giustini non furono tenute nel giusto conto? Ma c'è di più.
Il 19 maggio 1999 il magistrato Gabriele Chelazzi, che indagava sulle stragi di Firenze e Milano e sulle bombe di Roma del 1993, interrogò il pentito messinese Luigi Sparacio, un collaboratore assai controverso, che rivelò che prima di questi attentati si era incontrato a Roma con Stefano Delle Chiaie, che dava delle strategie politiche da seguire a Cosa Nostra e che consegnò una mappa dell'Italia con dei segni fatti con la X che rappresentavano degli attentati da fare. Delle Chiaie avrebbe quindi fatto da supervisore della strage di Capaci e suggeritore delle bombe del 1993. Chelazzi si fermò, ma non conosceva le rivelazioni di Alberto Lo Cicero.